Allarme e criminalità a Giarre. Dopo l'aggressione del gioielliere d'Ambra prendono posizione il sindaco Cantarella e il presidente Confcommercio Pappalardo. Sisma di Santo Stefano. Avviati a Deci Sant'Antonio lavori di riqualificazione di un immobile che accoglierà gli uffici comunali. E ieri a Fleri fatto il punto sulla ricostruzione. Inaugurato stamane a Giarre uno sportello famiglia in sinergia tra comune e casa circondariale per assicurare assistenza ai detenuti e alle loro famiglie. Ben ritrovati a questa nuova edizione di TG Reporter News. In apertura, l'efferrata rapina a Giarre. Due malviventi hanno preso di mira la nota gioielleria ad Ambra, aggredendo selvaggiamente il titolare. Sui drammatici fatti sono intervenuti il presidente della Confcommercio di Giarre, Davide Pappalardo, e il sindaco, Leo Cantarella. E allarme e criminalità a Giarre. Malviventi sempre più agguerriti mettono a repentaglio la sicurezza delle attività commerciali in una piazza già messa a dura prova dagli effetti della crisi economica e indifese dinanzi ad una minaccia che appare fuori controllo. È il grido lanciato tanto dal sindaco di Giarre, Leo Cantarella, quanto dal presidente della Confcommercio locale, Davide Pappalardo, dinanzi all'ennesimo episodio di violenza consumatosi nella serata di ieri con l'efferata rapina e danni della rinomata gioielleria d'Ambra, sita in via Callipoli. Esprimo intanto la vicinanza all'amico, il dottore Salvo d'Ambra, peraltro conosco bene la famiglia e ha una tradizione di gioiellieri nella nostra città. E questi fatti chiaramente ci devono fare pensare, ci devono fare alzare l'attenzione. Non accadevano ormai in città da moltissimi anni. È una cosa che condanniamo, perché è una cosa che per un commerciante non è più il gesto, sai, della rapina, il fatto di rubare, ma è più essere privati della propria intimità nel proprio lavoro, perché ognuno di noi che sta 10, 12, 18 ore nel proprio posto di lavoro dentro la propria casa, dentro il proprio punto intimo, dove essere deturpati della propria intimità è la cosa più brutta che oggi possa essere. Noi come Confcommercio a breve abbiamo un incontro con le forze dell'ordine dei carabinieri dove chiederemo più un controllo sul territorio. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo a volto scoperto si sarebbe presentato verso le 19:30 nelle vesti di normale cliente prima di passare rapidamente all'azione. In un baleno si sarebbe scagliato sul titolare del negozio, il 76enne Salvo D'Ambra, colpendolo al collo con un dissuasore elettrico. A questo punto, un complice a volto coperto avrebbe fatto irruzione nel negozio intimando al commerciante di consegnare i preziosi esposti in vetrina. Il tentativo di reazione del malcapitato ha dato il via ad un'esplosione di inaudita brutalità. Avventatisi su D'Ambra, i due hanno provveduto a tempestarlo di calci e pugni, provocando la frattura di 3 costole del setto nasale. Sicuri della sua inoffensività, si sono quindi concentrati sui preziosi, mandando in frantumi una vetrina. Ma all'apice della loro ferocia, i due non avrebbero notato la commessa, testimone dell'aggressione, premere il pulsante antirapina del dispositivo di sicurezza collegato alla centrale operativa dei carabinieri. Colte alla sprovvista, i malviventi hanno rinunciato al ricco bottino e si sono repentinamente dati alla fuga a bordo di una Fiat Panda parcheggiata nella vicina via Teatro. Il mezzo, successivamente rinvenuto dai carabinieri, è risultato poi essere rubato. Non hanno avuto ancora esito positivo i tentativi di risalire all'identità dei due aggressori. Il gioielliere d'Ambra è stato soccorso dal 118 e condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Giarre, ferito e provato dalla drammatica esperienza. Un episodio, si diceva, che va ad aggiungersi all'escalation registratasi nella piazza giarrese e che non può non riportare il tema della sicurezza al centro del dibattito. Dobbiamo incominciare a ragionare a poter prevenire, ove fosse possibile, e conoscere meglio il significato di questi atti, perché quando accadono in orari frequentatissimi, peraltro nel pomeriggio di ieri, e a persone che lavorano come a Salvo D'Ambra, chiaramente dobbiamo incominciare a pensare, a riflettere. La videosorveglianza c'è a livello comunale, soprattutto nelle arterie principali, ma ognuno di noi ha nelle proprie attività, si è dotato delle proprie videosorveglianze. E molte strade non ci hanno, le strade più periferiche non ci sono, questo non si può chiedere la luna a un'amministrazione, però ci sono questi mezzi di videosorveglianza sia private che comunali, sì, alcune forse sono poche attive, questo andremo a verificare.
Proseguiamo con la cronaca. Metteva su chat di WhatsApp e Telegram foto, video e prezzi della droga da vendere. Poi si appostava vicino a un istituto scolastico in attesa dei clienti. Un 17enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri e dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti. In una tasca del suo giubbotto sono stati trovati 86 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata assieme a 70 euro ritenuti provento dello spaccio. E la successiva perquisizione l'abitazione ha permesso ai carabinieri di trovare e sequestrare altri 40 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e 1.820 euro, ritenuti anche questi un guadagno illecito. I carabinieri di Bronte hanno invece arrestato in flagranza un 39enne del posto per maltrattamenti in famiglia. I militari, allertati al 112 da una richiesta di aiuto, sono intervenuti tempestivamente in via Cardinale De Luca per un'aggressione in corso ai danni di due anziani genitori. Dalla ricostruzione dell'accaduto è emerso che all'origine delle frequenti liti familiari ci sarebbe stata l'intenzione del padre di mandare via di casa il 39enne, che era solito rientrare a casa ubriaco. L'anziano padre, ma anche la madre, sarebbe stato dunque aggredito dopo aver ancora una volta redarguito il figlio. Considerata l'aggressività manifestata dal figlio e timorosi per la loro incolumità, i due genitori si sarebbero barricati in cucina chiudendo a chiave la porta e allertando i carabinieri, che hanno sottoposto il 39enne agli arresti domiciliari presso un'abitazione diversa da quella dei genitori, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. Ad Adrano invece gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato ieri sera un uomo di 43 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Una volante in perlustrazione ha notato in via Frassino due persone che, mentre si scambiavano qualcosa, alla vista dei poliziotti scappavano via. Ne nasceva un inseguimento a piedi, a conclusione del quale uno dei due veniva raggiunto e bloccato con addosso un involucro contenente eroina. Si trattava però dell'acquirente e così gli agenti, grazie alle descrizioni, avviavano le ricerche dello spacciatore, rintracciato poco dopo nella sua abitazione, dove i poliziotti rinvenivano altra eroina e un bilancino di precisione, nonché ritagli di cellophane per confezionare le dosi. Capitolo post-sisma 2018. Diventerà sede degli uffici comunali di ACI Sant'Antonio l'immobile che questa mattina è stato consegnato alla ditta che eseguirà i lavori. A Fleri, intanto, ieri sera, incontro con i presidenti dei comitati pro-terremoto. Passi avanti per un graduale ritorno alla normalità e lasciare che quanto accaduto si racchiude in un brutto ricordo. Questa mattina ad ACI Sant'Antonio il commissario per la ricostruzione Salvatore Scalia ha partecipato alla consegna dei lavori per la ricostruzione di un immobile di via Umberto, dove la scossa nella notte del 26 dicembre del 2018 ha arrecato pesanti danni, tra i quali il crollo del tetto. Immobile che una volta sistemato diventerà sede degli uffici comunali. È un immobile di una certa valenza artistica, è abbastanza grande, quindi potrebbe risolvere dei problemi. Ha avuto dei danni molto seri dal terremoto e l'investimento è di 1 milione, di 1.100.000 euro. Su questo si è molto battuto sia il sindaco Caruso che il dirigente dell'ufficio tecnico architetto Lauria e tutto il suo staff. A breve verranno anche iniziati i lavori per la riparazione della biblioteca, quindi ad ACI Sant'Antonio, diciamo, per la ricostruzione pubblica si sta cominciando a lavorare bene. Pochi giorni fa invece è stata riaperta al culto la chiesa di Fleri, frazione di Zafferana Etnea, e tra quelle ad aver subito ingenti danni. Un luogo simbolo del terremoto scelto per l'incontro che si è tenuto ieri sera per discutere di diversi argomenti. Presenti i presidenti dei comitati di Acireale, Zafferana Etnea e ACI Sant'Antonio, rispettivamente Giuseppe Zappalà, Matilde Riccioli e Monica Ferraro. A rispondere alle domande anche il commissario Scalia. Sostanzialmente allo Stato noi abbiamo circa 240 istanze che sono davanti ai comuni per l'istruzione, mentre invece noi ne abbiamo una decina ancora da evadere. Noi siamo molto veloci, il vero problema, e noi l'abbiamo sottolineato, è che le pratiche vanno curate dai professionisti ai quali è stato dato l'incarico da parte dei terremotati perché rispondano con urgenza alle richieste che i comuni in sede di istruttoria fanno, cioè abbiamo accertato che in molti casi i tecnici tardano mesi, mesi e mesi per rispondere alla richiesta di documenti, per trasmettere gli atti al genio civile, eccetera.
Quindi imputare soltanto agli uffici pubblici, non certo al nostro, ma ai comuni, anche ai comuni, la responsabilità dei ritardi può andar bene soltanto quando ci si accerta che tutta l'attività che è del tecnico è stata fatta bene. Sostanzialmente io direi che la ricostruzione sta andando avanti. Nuovo appuntamento stasera con Città Città, il nostro rotocalco televisivo, vera occasione di confronto cittadino. Antonio Garozzo intervisterà i candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio in quella che vuole essere una chiacchierata conoscitiva sulla persona, oltre che sui motivi che spingono a scendere in campo gli assessori uscenti Quintino Rocca, Antonio Scuderi e Giuseppe Santamaria, nonché i consiglieri comunali uscenti di minoranza Antonio Di Stefano e Giuseppe Finocchiaro. Città Città, speciale elezioni Aci Sant'Antonio stasera su Etna Channel, canale 199 in tutta la Sicilia. E restiamo in ambito politico, il passaggio di Caterina Chinnici dal PD a Forza Italia è ufficiale. Dura la reazione del segretario regionale del PD Anthony Barbagallo. Apprendere a mezzo stampa di una scelta così complessa e delicata senza prima interloquire direttamente, non dico riservatamente, innanzitutto con il partito che le ha consentito di fare due legislature europee, che l'ha scelta come candidata alla presidenza della regione siciliana, è innanzitutto una caduta di stile che non mi aspettavo da una persona come Caterina Chinnici, che dell'etica e della correttezza ha sempre fatto un biglietto da visita irrinunciabile. Comprendo la delusione, aggiunge Barbagallo, di chi, tra noi dirigenti, militanti e sostenitori, oggi si sente tradito da una scelta simile, per approdare poi non in un partito di centro moderato qualunque, ma proprio in quello di Berlusconi, Dell'Utri e Dalì, il primo indagato a Firenze, gli altri due condannati per reati gravissimi di mafia. Proprio lei, figlia di Rocco, il fondatore del pool antimafia, ucciso con un'autobomba da Cosa Nostra nel partito di chi andava a braccetto con i Graviano. Proprio lei, conclude Barbagallo, che del Partito Democratico aveva preteso e ottenuto l'esclusione delle liste, non solo di imputati, ma anche di indagati. Oggi, dopo aver letto le sue dichiarazioni, sono basito, incredulo e perfino disgustato. E adesso ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. A tra poco. Nuovo appuntamento venerdì sera con Città Città, il nostro rotocalco televisivo, vera occasione di confronto cittadino. Antonio Garozzo intervisterà i candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio in quella che vuole essere, in attesa del confronto finale in chiusura di campagna elettorale, una chiacchierata conoscitiva sulla persona, oltre che sui motivi che spingono a scendere in campo gli assessori uscenti Quintino Rocca, Antonio Scuderi e Giuseppe Santamaria, nonché i consiglieri comunali uscenti di minoranza Antonio Di Stefano e Giuseppe Finocchiaro. Città Città, speciale elezioni Aci Sant'Antonio, venerdì sera su Etna Channel, canale 199 in tutta la Sicilia. Sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765. 51805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Aci Reale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso, avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Aci Reale in Corso Italia 18A e B. Buona visione. Regolamento interno al punto vendita.
PharmaLocker è il nuovo servizio della farmacia in Pellizzeri che ti permette di ritirare farmaci e prodotti in qualsiasi momento della giornata, senza fila. Puoi prenotarli telefonicamente o tramite l'app. Utilizzando l'app Farmacia in Pellizzeri puoi inoltre rimanere aggiornato su tutte le iniziative screening dedicate alla salute, alla bellezza, servizi e promo in corso. Farmacia in Pellizzeri, Banco Etico, Reparto Cosmesi, Reparto Celiachia e Alimentazione Speciale, Consulenza Nutrizionale e Sportiva. Farmacia in Pellizzeri, passione e professionalità, sempre a tua disposizione. Centro Analisi Murabito, dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Siamo davanti a un posto magico. Siamo davanti a un posto magico perché che io adoro, perché io poi sono archeologa. A proposito d'archeologia, qui abbiamo un stupendo teatro romano. La Malaga è stata fondata dai Fenici, poi dopo, come in tutti quanti i posti qui del Mediterraneo, abbiamo avuto la presenza dei Punici e finalmente dei Romani. Romani fino al IV-IV secolo, poi le classiche invasioni barbariche e infine il famoso Al-Andalus, no? Questa dominazione araba. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi, sabato e domenica ore 21:20, canale 199 in tutta la Sicilia. In apertura di seconda parte, riflettori puntati su Piazza Dante ad Acireale, piazza che presto avrà un nuovo volto. Diversi gli interventi in programma, tra questi già l'installazione dell'impianto di pubblica illuminazione di tipologia LED inaugurato ieri. Ad Acireale, dopo Piazza Marconi, anche Piazza Dante avrà un nuovo volto, a cominciare dalla pubblica illuminazione. La sostituzione del vetusto impianto di pubblica illuminazione con quello di tipologia LED, infatti, rappresenta soltanto il primo degli interventi previsti per il popoloso quartiere a monte. Interventi che rientrano nel progetto finanziato dal Decreto Sud attraverso il bando Infrastrutture Sociali 2022. Ieri sera l'accensione del corpo illuminante, una prima prova, ci dice oggi l'assessore alla manutenzione Salvo Grasso, che ha dato ottimi risultati, ma è soltanto il primo step a cui seguiranno altri interventi, non solo in Piazza Dante, ma anche nell'attigua Piazza San Francesco. 60.000 euro la somma impegnata, previsto anche il rifacimento e la sostituzione dell'arredo urbano, dell'area dove si trova il parco giochi e l'installazione di impianti di videosorveglianza. Questi ultimi richiesti a gran voce da molti residenti della zona, di cui spesso si è fatto portavoce Dario Astorina, presidente dell'associazione Rivivi Acireale. Dopo tante denunce e sollecitazioni, afferma Astorina, vedo riaccendersi le luci su questa piazza. Adesso, con la videosorveglianza, si può pensare alla sistemazione di tutto quello andato distrutto in questi anni. Un grazie particolare all'amministrazione e all'assessore Salvo Grasso. Stamane a Giarre l'inaugurazione dello sportello Famiglia, che assicura assistenza ai detenuti e alle loro famiglie. Un momento importante stamane non solo per Giarre ma per tutto il distretto sociosanitario 17, l'inaugurazione dello sportello Famiglia, istituito con un protocollo siglato dall'amministrazione comunale grazie all'impegno dell'assessore ai servizi sociali Giusi Savoca con la casa circondariale ICAT di Giarre e l'ufficio distrettuale esecuzione penale esterna di Catania. Questo sportello Famiglia nasce dall'intenzione di sensibilizzare e favorire un processo delle persone detenute, degli ex detenuti e delle loro famiglie, per sensibilizzarli ad iniziare un processo, un orientamento, una vita nuova, un aiuto e soprattutto dare dignità sia alle famiglie che a loro stessi. Di norma dovrà essere aperto due volte al mese lo sportello, decideremo ora a breve le date e le giornate e si spera di iniziare un percorso fattivo. Questo è un progetto
progetto che è stato avviato dal direttore titolare, dalla dottoressa Milena Mormina, con l'imprescindibile supporto dei funzionari dell'area giuridico-pedagogica, delle funzionari di servizio sociale e del volontariato di questo territorio, che si esprime in maniera mirabile in questo sportello con le famiglie, che consentirà di avere un rapporto diretto, tempestivo e veramente con una funzione molto importante per poter anche risolvere dei problemi pratici delle famiglie e delle persone ristrette. Una grande idea di supporto a queste famiglie che talvolta si trovano veramente sole e nella incapacità di interagire e di dialogare con le istituzioni del territorio. E rappresenta un momento di grande collaborazione di istituzioni diverse, che poi è quello che si auspica sempre nel mondo dell'esecuzione penale, cioè che ad occuparsi degli autori di reato non sia solo il mondo, per così dire, della giustizia, ma le istituzioni, quindi dagli enti locali, così come il mondo del volontariato. E quindi è una bellissima, diciamo, espressione di ciò che è previsto nelle norme, che spesso però nell'erogazione dei servizi territoriali, compresi quelli di giustizia, non si riesce a dare. È il secondo ufficio che viene istituito nei comuni della provincia, il primo è stato ad Acireale, e rappresenta uno spostamento dell'attività dell'ufficio distrettuale, ma anche del carcere, verso il territorio. Abbiamo istituito questo posto di incontro per il prima e il dopo dei carcerati. Perché? Abbiamo fatto un protocollo d'intesa con il direttore del carcere già qualche mese fa, non soltanto per questa iniziativa che è arrivata in porto stamattina, ma per una serie di misure e una serie di iniziative che abbiamo condiviso con l'istituto penitenziario. Dare la possibilità a coloro che hanno avuto delle pene di organizzare anche la propria vita. Questa è una delle perle di questa amministrazione comunale che abbiamo voluto sviluppare. Presentati invece ad Adrano due progetti utili alla cittadinanza dall'amministrazione comunale. Sentiamo il servizio di Videostar. Ad Adrano sono stati presentati al municipio, alla cittadinanza, due nuovi servizi attivati dal comune. Si tratta dell'Help Desk per la manutenzione delle scuole, dedicato agli istituti scolastici di pertinenza comunale, e dell'Help Desk per la manutenzione delle strade, dedicato a tutti i cittadini. I servizi sono già attivi e hanno il duplice scopo di implementare la connessione fra le esigenze della comunità e l'azione dell'amministrazione comunale, aumentando lo spirito di collaborazione e la realizzazione di obiettivi comuni, quali la rapidità del raggiungimento di una soluzione e il risparmio di risorse. Il primo help desk, quello della manutenzione strade, è rivolto a tutti i cittadini che vorranno indicarci i vari dissesti del mando stradale. Noi abbiamo fatto delle azioni di recap per cercare di capire le condizioni e lo stato del mando stradale e abbiamo già provveduto a effettuare degli interventi. Da oggi, con l'istituzione di questi help desk, verranno inviate le richieste da parte dei cittadini e che noi le catalogheremo su due principi chiave, quello di criticità e quello di priorità. Proprio per questo, man mano che ci arriveranno le segnalazioni, noi verificheremo lo stato del mando stradale e il cittadino che vorrà darci questa indicazione dovrà indicare il numero civico dove si trova il dissesto del mando stradale, la via ovviamente, e indicarci le dimensioni del dissesto, allegando anche possibilmente delle foto. Questo ci permetterà di avere piena contezza del dissesto e da lì prenderemo in carico la richiesta e immediatamente cercheremo di intervenire. Lo stesso help desk nasce per le scuole, è riservata ai segretari e dirigenti delle scuole che vorranno indicarci quelli che sono gli interventi di manutenzione che il comune dovrà effettuare. Anche lì verrà dato una priorità man mano che arriveranno le segnalazioni e secondo anche gli interventi che ci verranno richiesti daremo un pronto riscontro e seguirà l'intervento stesso. Il cittadino vedrà sul sito internet del Comune di Adrano un avviso che recherà l'istituzione di questi due help desk. Quello relativo alle strade avrà come titolo help strade @comune.adrano.ct.it. Cliccherà su questo link, potrà inviare una mail
allegando la foto e le dimensioni del dissesto. Stesso identico discorso nasce per le scuole, dove il dirigente o il segretario potrà inviarci la richiesta, verrà protocollata e noi daremo riscontro puntualmente a ogni richiesta che ci verrà fatta. C'è un team di tecnici e di esecutori amministrativi che si occuperanno esclusivamente di catalogare appunto tutti gli interventi richiesti. L'ammodernamento e la digitalizzazione ormai nella pubblica amministrazione ci costringe, e direi che è anche cosa buona, a essere in contatto direttamente con i cittadini, dove la difficoltà anche delle segnalazioni che il cittadino ha, o perché non trova qualcuno al telefono, perché non si reca presso la casa comunale, di solito non arriva con la tempistica giusta. Oggi il cittadino può cliccare e inviare quella che è la segnalazione e poi l'ufficio naturalmente proseguirà con quella che è l'esecuzione di tutte queste segnalazioni che arriveranno. Illustrati ieri i risultati del progetto OMEN di mobilità transnazionale promosso dal GAL Terre di Aci. Si è tenuto l'evento di presentazione dei risultati del progetto di mobilità transnazionale denominato OMEN del GAL Terre di Aci, che si propone di incrementare la mobilità dei lavoratori nell'area transfrontaliera attraverso la creazione di servizi congiunti di orientamento e accompagnamento al lavoro per favorire la qualificazione e l'inserimento lavorativo. Il progetto infatti mira a creare uno spazio di collaborazione tra istituzioni pubbliche, centri per l'impiego siciliani e maltesi, scuole, istituti tecnici superiori, agenzie e organismi associativi e privati del mercato del lavoro per gli scambi di mobilità lavorativa nelle due isole, principalmente nei settori della salvaguardia ambientale e turismo sostenibile. La convocazione odierna a Palermo tra il gruppo di azione locale Terre di Aci e l'assessorato regionale all'agricoltura è servita a concordare la strategia da adottare dallo stato di attuazione del PAL alla scadenza della pianificazione del programma di sviluppo rurale per evitare che le risorse destinate ai territori vengano disimpegnate. Il nostro obiettivo era andare oltre quello che già sta avvenendo, cioè dire mettere su una rete per facilitare la vita e il lavoro a Malta e viceversa, far conoscere la vita, come si vive e come si lavora in Sicilia ai maltesi. Quindi creare proprio un ponte stabile che possa continuare anche al di là di quella che è la vita reale del progetto. Ad oggi tutte le risorse risultano impegnate a tutti i bandi pubblicati, attestando la spesa intorno al 47% del totale delle risorse finanziarie destinate al PAL. Con le risorse aggiuntive si è ottenuta una dotazione finanziaria di ulteriori 2,3 milioni di euro che verranno suddivisi in due bandi, di cui le risorse verranno impegnate entro il 2023, un bando sulla valorizzazione del limone IGP per circa 500.000 euro e un bando da oltre 1 milione di euro per i progetti di comunicazione, marketing territoriale e sostenibilità ambientale. Fra gli strumenti che abbiamo messo in campo c'è l'avvio di una piattaforma che è messa a disposizione di tutti i giovani che si diplomano, che si affacciano al campo universitario o anche post-universitario, e all'interno della piattaforma i giovani possono trovare dei punti di riferimento per i loro sbocchi professionali, per i loro sbocchi lavorativi. È una sorta di trade union fra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Questa piattaforma è una piattaforma che lasceremo a servizio della comunità anche una volta che sarà terminato il progetto, che ha ovviamente una sua durata temporale e che quindi vuole lanciare dei semi, vuole lanciare dei percorsi che continuano ancora nel tempo, perché ripetiamo, questo pensiamo che sia una delle strade fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori. A Mascali continua incessante la lotta contro gli incivili che scaricano rifiuti in maniera indiscriminata lungo le strade, causando il formarsi di microdiscariche. Ai nostri microfoni il sindaco Luigi Messina ha spiegato il lavoro che sta facendo grazie alle telecamere attive sul territorio.
A Mascali continua la lotta contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti e il conseguente proliferare di microdiscariche. Come vediamo dalle immagini del sistema di videosorveglianza, la spazzatura e gli ingombranti vengono depositati non solo nelle ore notturne o all'alba, ma pure nel pomeriggio o addirittura in pieno giorno. Grazie alle telecamere, gli incivili vengono man mano identificati e presto riceveranno multe pari a 300 euro, mentre i condomini potranno arrivare a pagare anche 3.000 euro. Stiamo continuando il lavoro fatto in questi anni e grazie alla competenza del nostro comando dei vigili urbani, capeggiata dal comandante Pariti, siamo riusciti a riattivare il sistema delle telecamere che ci sta consentendo di andare a individuare i molti incivili che nel nostro territorio sporcano. Non sono tutti, perché non riusciamo a individuarli tutti, però una buona parte stiamo riuscendo a fotografarli, a filmarli. Abbiamo già pubblicato su Facebook parte delle foto che abbiamo acquisito, che sono state trasformate dal comando in sanzioni che hanno un importo notevole. È un problema sia di carattere culturale ma anche di esigenza del territorio di avere un territorio pulito per sviluppare quello che è l'attività primaria di questo territorio, che significa il lavoro attraverso il turismo. Non capire questo significa togliere ancora di più la possibilità a noi stessi, ai nostri figli, di poter sviluppare un territorio che merita. La prima cosa che chiedono coloro che vengono al nostro territorio come turisti è la pulizia. Il nostro servizio ogni giorno opera sul territorio, i nostri operai ogni giorno puliscono, ma poi se di conseguenza c'è chi dopo un'ora sporca di nuovo, oppure chi conferisce in modo errato, cioè oggi c'è la plastica e escono il cartone o viceversa, oppure escono addirittura tutto mischiato, che crea un danno anche di carattere economico. Come ho detto anche in passate interviste, siamo passati da un costo di circa 100 euro, 120 euro a tonnellata, fino a un costo quasi di 500 euro a tonnellata. Per fare un esempio, come ho detto più volte, un camion di quello che vedete girare grosso è 20 tonnellate. Prima andare a conferirlo costava intorno ai 2.400 euro, oggi costa circa 10.000 euro, solo un camion. Pertanto pensate il danno economico che c'è e quanti servizi in meno siamo costretti a ridurre perché non riusciamo a sostenere economicamente questa situazione, perché l'alternativa è aumentare il costo del servizio, e noi in questi anni abbiamo tentato di contenerlo. Quei pochi stanno rovinando il nostro territorio. È quello che io chiedo, come sempre, e come fanno già molti che mi aiutano a individuare, mi danno magari un aiuto attraverso i mezzi che sono possibili per individuare coloro che sporcano, e noi attraverso le forze dell'ordine facciamo tutte quelle sanzioni possibili che ci consente la legge. Il corpo musicale Città di Trecastagni festeggia il ritorno alla propria storica sede in via Rampe della Vicaria. È stata firmata ieri presso l'aula consiliare del comune la convenzione per l'attribuzione dei locali al corpo bandistico. Oggi finalmente la nostra banda torna a casa, commenta il sindaco Pippo Messina. Un luogo dove sin dal 1920 innumerevoli giovani si sono appassionati alla musica, che è stata fucina di talenti che ricoprono ruoli di notevole importanza. Soddisfazione espressa anche dal presidente della banda Angelo Consoli, che nel ringraziare l'amministrazione comunale si è soffermato sul forte legame storico con l'edificio e la rinnovata funzione di locale di studio per le giovani generazioni di musicisti. E a Via Grande, giovani matematici in cerca di gloria. Tre studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, Samuel Sorbello, Francesco Infarinato e Flavio La Rosa, sono stati ammessi alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023. Il noto concorso organizzato dall'Accademia Italiana per la promozione della matematica. La finale si svolgerà il prossimo 14 maggio presso l'Università degli Studi di Palermo. E adesso un'ultima pausa pubblicitaria. A tra poco. Nuovo appuntamento venerdì sera con Città Città, il nostro rotocalco televisivo, vera occasione di confronto cittadino. Antonio Garozzo intervisterà i candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio in quella che vuole essere, in attesa del confronto finale in chiusura di campagna elettorale, una chiacchierata conoscitiva sulla persona, oltre che sui motivi che spingono a scendere in campo gli assessori uscenti Quintino Rocca, Antonio Scuderi e Giuseppe Santamaria, nonché i consiglieri comunali uscenti di minoranza Antonio Di Stefano e Giuseppe Finocchiaro. Città Città, speciale elezioni Aci Sant'Antonio, venerdì sera su Etna Channel, canale 199 in tutta la Sicilia.
Ti hanno sempre detto che la vita è tutto un compromesso? Non con Opel. Oggi scegli Mokka, un design audace, la tecnologia che desideri e zero compromessi. Mokka è tuo con anticipo zero da 249 euro al mese. 35 rate mensili o 18.000 km, rata finale 15.979 euro, TAN 9,95, TAEG 11,76 con scelta Opel. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 30 aprile. Info su opel.it. Concessionaria Opel Gidauto. A riposto sulla strada statale 114 chilometro 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Bed Home, artigiani del riposo. Il tuo letto? Siamo in grado di realizzarlo anche su misura e con i migliori materiali per garantirti il massimo del comfort. Siamo artigiani siciliani, orgogliosi della qualità dei nostri prodotti. Venite a vederli e a toccarli con mano nel nostro showroom di Acireale in Viale Regina Margherita 5658. Bed Home, artigiani del riposo. Produzione e vendita di letti contenitori, divani di ogni genere e misura, materassi, poltrone relax. Bed Home, siciliani veri. Su tutta la merce in esposizione sconti fino al 50%. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie. Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle e del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino Piazza Duomo, a Cireale. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici. Risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Si informano i soggetti politici interessati alle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e del Consiglio Comunale fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2023 che le emittenti Etna Channel e Radio Etna Espresso intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento. A tal fine si informa altresì che presso la propria sede ubicata in Corso Sicilia 3, telefono 095 89 46 16, mail info@radioetnaespresso.it, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi e le modalità per i messaggi politici autogestiti a pagamento. Le tariffe determinate da Radio Etna Espresso SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. In apertura di terza parte, il laboratorio di creatività inclusiva inaugurato ieri pomeriggio al liceo Regina Elena di Acireale. Inclusione in primo piano a Regina Elena di Acireale, dove è stato inaugurato un laboratorio della creatività inclusiva, in cui i ragazzi potranno crescere dal punto di vista culturale, sociale e personale. I locali dove sorgerà il laboratorio sono stati recuperati e bonificati grazie alla vittoria del concorso Inventiamo una banconota 2020-2021, indetto dalla Banca d'Italia, ed adesso quindi saranno messi a disposizione dei vari studenti. È il concetto del recupero di uno spazio vitale che aiuterà i nostri studenti
disabili e normodotati a vivere momenti creativi insieme. Lo spazio che si vive insieme costituisce forse l'antica natura della scuola. La scuola vista come tempo libero che ti permette di fare esperienza prima ancora di inserirti nell'ambito della vita vera e propria. Trattandosi di alunni disabili, ancora di più se sono impegnati in attività trasformatrici delle cose, ad esempio come la ceramica e la cartapesta. Il recupero dei locali è solo un primo step e consentirà così al liceo di svolgere varie attività che saranno mirate all'inclusione. L'iniziativa è importante soprattutto perché è inclusiva, per cui da qui avrà origine un nuovo laboratorio di ceramica e anche di tanto altro, perché veramente questi ragazzi sono pieni di iniziative e di idee, che serve soprattutto a fare in modo che ci sia cooperazione, al di là del fatto che venga soprattutto dedicato alle persone e quindi ai ragazzi con disabilità. Domenica 30 aprile è in programma la festa di primavera promossa dall'Azione Cattolica dei Giovani e Giovanissimi. Un'occasione di incontro per tanti giovani della diocesi che domenica parteciperanno alla festa di primavera promossa dal settore giovani e giovanissimi dell'Azione Cattolica. Sul tema Terre di Mezzo, la giornata si prefigge essere occasione per accrescere le relazioni tra le comunità parrocchiali, riflettere sulle diverse aree che sussistono nella diocesi e sulla diversità. Tutto seguendo il cammino sinodale e in occasione allo stesso tempo dei 150 anni di vita diocesana. Una festa in cui non solo i giovani possono venire per passare un po' di tempo insieme, per vedere questo percorso di fede. Soprattutto il tema di quest'anno è quello della diversità, e attraverso la diversità vediamo come spesso la diversità divide, invece noi vogliamo far percepire come dalle diversità proprio si arriva a un elemento di comunione. La giornata sarà scandita in due momenti: un incontro la mattina presso la comunità Santa Maria del Suffragio di Acireale con inizio alle 9:30, nel pomeriggio dalle 16:30 momenti di convivialità con giochi, musiche e canti nel borgo marinaro di Santa Maria la Scala, seguita dalla celebrazione eucaristica. A Giarre oggi pomeriggio nella biblioteca comunale con inizio alle ore 17 si terrà la lettura del libro Le vene violate, dialogo con l'urologo siciliano ucciso non solo dalla magia, scritto da Luciano Armeli Iachipino. A portare i saluti istituzionali sarà l'assessore alla cultura del comune di Giarre Tania Spitaleri con letture a cura di Miriana Grasso. Dialogheranno con l'autore il giornalista Rosario Sorace e il magistrato Maurizio Salustro. E adesso uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Cieli sereni o poco nuvolosi, non sono però previste piogge. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 22 gradi. Venti deboli, mare poco mosso. Questa edizione si conclude qui, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News stasera a partire dalle 19:40. Grazie per essere stati con noi.